Veniamo alla ricetta, la facciamo vedere, dolce tipico pasquale, ma non solo, diciamo primaverile, è la pastiera. È la pastiera, noi cominciamo dall'esterno, quindi questa pasta frolla fatta da noi rigidamente con la sugna, quindi uova, sugna, zucchero, e nella maniera antica io ad aggiungere anche un po' di ammoniaca per dolci, per dare quella friabilità in più alla nostra pasta frolla. Dopo aver steso bene con uno spessore non troppo alto l'esterno della pastiera, partiamo all'interno, quindi al ripieno. Ovviamente abbiamo la ricotta di pecora, dei carditi cubettati, la fa da padroni il grano, un grano che noi cuociamo noi direttamente nel latte, quindi non è che acquistiamo il grano già quindi con conservanti e cose varie. Nel momento della pastiera noi cuociamo il grano come si faceva anticamente, le uova naturalmente, lo zucchero che ho detto precedentemente e ovviamente le essenze, che è l'essenza di vaniglia, di fior d'arancio e di cannella. Io ovviamente considero non in polvere, non consiglio la vaniglia, ma bensì usare le fialette liquide in modo che non porta una colorazione eccessiva poi alla nostra pastiera. Tempo di cottura? Tempo di cottura a 180 gradi per circa 40-45 minuti, perché abbiamo una massa abbastanza grossa, un'umidità abbastanza da dover essiccare.